Non c'è tempo da perdere. Più passano i giorni e più la verità sulla morte di David Solazzo sembra svanire. La famiglia non ha ancora avuto tempo per piangere perché sta lottando per fare chiarezza, ma le comunicazioni a distanza finora non hanno aiutato, anzi hanno alimentato dubbi e sospetti. E soprattutto la pista indicata da chi ha svolto le indagini sul posto sembra troppo facile, forse la più comoda. L'incidente domestico non è credibile, soprattutto per chi Davide lo conosceva bene. Il cooperante del COSPE, trovato senza vita il 1° maggio nella casa dove viveva da solo, sull'isola di Fogo, a Capo Verde, che si sarebbe ferito da solo, rientrando in casa, spaccando un vetro della finestra, è una versione che non torna. La finestra rotta è rotta in un modo molto particolare, in alto, il vetro in basso è rimasto intatto, che sarebbe la parte in cui avrebbe dovuto inserire il braccio. L'aggressione sembra essere avvenuta invece nella parte interna dell'androne condominiale, perché lì sappiamo dagli ultimi elementi che vi iniziano le tracce di sangue vere e proprie. La sorella Alessandra è partita per l'arcipelago in attesa del rientro della salma. La famiglia ha scritto una lettera alle autorità locali per chiedere supporto e un appoggio dal governo e perché le indagini non si fermino a quella prima ipotesi, che non convince perché Davide era un ragazzo razionale. Poi c'è Maria, compagna di Davide da 10 anni, che con un video appello ha chiesto aiuto e ha parlato di quella casa che lei conosceva bene. Non crediamo alla tesi dell'incidente domestico perché, conoscendo benissimo la casa e l'ingresso, ma le dinamiche anche di apertura delle porte, eccetera, vorremmo sapere un po' di più, vorremmo un po' più di chiarezza su quello che è successo e speriamo che, insomma, ci stiano facendo delle indagini. La compagna Maria ne ha dato atto. Lei ha trascorso un mese con David a tutto marzo, sapeva benissimo che è una città sostanzialmente tranquilla, non è una città dove si rischia la vita ogni giorno, ma ci sono dei quartieri dove non potevano andare. Ma quello che fa più male è che la famiglia ha avuto informazioni frammentarie anche su come sono state svolte le indagini e quanto sono durate. Di certo si sa che i sigilli sono stati tolti 48 ore dopo, lasciando così il luogo aperto a contaminazioni. Per cui quella casa che è ancora tuttora intrisa nei pavimenti, nelle scale, in androne condominiale, in tutta la casa di David di sangue, è sostanzialmente contaminata come scena criminis e quindi sostanzialmente ogni ulteriore ed eventuale indagine che dovesse essere effettuata rischia di non avere più valore.